Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. L'apertura la dedichiamo ancora al nuovo ospedale perché c'è il leader di Progetto Siracusa, il consigliere comunale Zighia Paolo Reale, che è intervenuto questa mattina per fugare alcuni dubbi, incertezze, ma soprattutto per puntare il dito non certo contro il consiglio comunale, anzi a difesa del consiglio comunale, ma contro l'ASP che il progetto sul nuovo ospedale non ce l'ha. Sentiamolo. Sul nuovo ospedale Progetto Siracusa rilancia la questione invitando tutti a non fare demagogie e polemiche inutili ma ad osservare l'iter amministrativo per arrivare alla costruzione reale del nosocomio. Il leader del movimento, consigliere comunale Zighia Paolo Reale, traccia la strada a suo giudizio più breve per superare le attuali chiacchiere. Si sono dette molte menzogne, si sono nascoste molte verità. Oggi noi vogliamo fare il punto documentato di quello che deve essere fatto e può essere fatto per dotare Siracusa di un nuovo ospedale. È finito il tempo del dilettantismo, ci vuole gente che sappia quello che deve essere fatto. La menzogna più rilevante che è stata detta in questi giorni? Ma la menzogna più rilevante è quella di andare a lottare per l'area dove deve sorgere il nuovo ospedale. Questa è qualcosa di pressoché indifferente rispetto alla decisione importante che deve essere assunta e sulla quale noi ci stiamo battendo sul livello della sanità di Siracusa, se deve essere un livello scadente o se deve essere in futuro un livello importante. E da questo va a cascata tutta una serie di indicazioni sbagliate e di responsabilità inesatte date al Consiglio Comunale che invece stanno in capo a qualcuno in particolare. L'ASP, per dirne una, chiede al Consiglio Comunale di sbrigarsi altrimenti insomma, imbavagliate e bloccate il progetto che avrebbero. Ma l'ASP probabilmente non conosce i procedimenti amministrativi se dice una cosa del genere. È proprio questo, cioè questa polemica sterile e inutile che stanno sollevando in tanti nasconde qual è il vero percorso. Per uno dei leader del centrodestra siracusano occorre quindi partire dal progetto esecutivo che poi passa al vaglio del Consiglio Comunale e non viceversa. Mentre la Giunta Comunale ha approvato ieri un provvedimento secondo il quale si dovrà adottare la variante ordinaria per accogliere il nuovo ospedale, Reale sostiene che ci siano almeno due strade più veloci. La prima è legata alla variante semplificata, la seconda alla conferenza dei servizi che nel giro di pochissimo tempo può esitare il progetto. Ma l'ASP deve essere pronta a produrre il progetto esecutivo, cosa che sembra non sia così. Parliamo di economia. Il presidente di Confindustria, Diego Bibona, sostiene che il sud e la Sicilia arretrano, serve un cambio di passo, occorre puntare sull'impresa, anche per la provincia. I dati che emergono dall'analisi condotta da Confindustria e SRM, centro studi del gruppo Intesa San Paolo, vedono il sud nei primi mesi del 2019 arretrare profondamente. Crescono i disoccupati, sono circa 1.500.000, l'emergenza lavoro per i giovani non accenna a ridursi, ristagnano gli investimenti pubblici. È un cambiamento di prospettiva profondo e di non breve periodo che chiediamo con forza, dice il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona, una nuova politica centrata sull'impresa a partire dal rapido avvio delle zone economiche speciali per dare ulteriore impulso agli investimenti nel mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico portuale. Senza porre al centro delle politiche di sviluppo l'industria manifatturiera, la Sicilia e il Sud sono destinati a un declino inesorabile e pericoloso anche dal punto di vista sociale, dice il presidente di Confindustria Siracusa, che oggi continua a denigrare l'industria sostenibile, è bene che se ne renda conto. La perdita del capitale umano dei nostri giovani laureati, continua Bivona, è solo una conseguenza di questa insensata cultura antiindustriale che nella nostra regione e in questa provincia si continua a perseverare, che scoraggia chi vuole investire nel l'isola. Da qui il sollecito a chi ricopre ruoli di responsabilità politica a qualsiasi livello ad adoperarsi a dare una scossa reale per sbloccare investimenti pubblici e stimolare quelli privati per cambiare questo quadro desolante che la crudezza dei dati ci mette davanti. Lavoro nero in agricoltura. I carabinieri insieme con l'ispettorato del lavoro e l'INPS hanno eseguito diversi controlli nelle campagne, due gli imprenditori agricoli arrestati nella zona sud della provincia.
I carabinieri di Pachino e Rosolini con i colleghi del NUC, l'ispettorato del lavoro di Siracusa, Catania e di Palermo, hanno predisposto specifici servizi per contrastare l'illecita occupazione di manodopera nel settore dell'agricoltura nei rispettivi territori di competenza. L'attività ispettiva, avviata il 16 luglio nei confronti di 4 aziende agricole situate nelle contrade del comune di Noto, anche con la collaborazione del personale ispettivo e delle sedi INPS di Palermo e Catania, ha permesso di trarre in arresto 2 imprenditori ritenuti responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si tratta di un 45enne di Rosolini, imprenditore nel settore agricolo, è stato ritenuto responsabile di aver reclutato 8 braccianti di nazionalità romena, dei quali 4 in nero, occupandoli in violazione delle norme sul collegamento, tutti in condizioni di sfruttamento e senza averli sottoposti a visita medica preventiva. La condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoranti, è stata acclarata dalla bassa paga oraria, 4 euro anziché 7 euro, poiché ospitati a titolo oneroso in locali privi di abitabilità su un terreno di sua proprietà adibito a magazzino agricolo, senza servizi igienici adeguati e ancora in condizioni di promiscuità e degradanti servizi e situazioni igienico-sanitarie. Un ispicese, 44enne invece, è stato arrestato per aver reclutato nei luoghi di aggregazione di persone extracomunitarie 19 braccianti agricoli, dei quali 5 nigeriani, 7 gambiani privi di permesso di soggiorno e 4 romeni, per impiegarli in un'azienda in condizioni di sfruttamento, condizione desunta dalla bassa paga oraria, 4 euro anziché 7 euro. Ancora, per approfittando del lavoro di evidente stato di bisogno desunta la condizione dei richiedenti asilo politico per motivi umanitari in corso di valutazione dei competenti uffici, gli arrestati sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni. Alle aziende agricole ispezionate sono state contestate sanzioni amministrative per complessive 31.000 euro e sono in corso di verifiche le posizioni contributive di 37 braccianti agricola regolarmente assunti, e per una delle aziende è stato anche adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Rimaniamo nella zona sud, sempre per la cronaca, a Pachino. La Guardia di Finanza ha sequestrato un deposito di carburante agricolo e 3 autocisterne. Sentiamo perché. Sequestrato un deposito di carburante agricolo e 3 autocisterne di una nota impresa di Pachino, operante nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi. Le indagini sono state eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno acquisito elementi idonei a dimostrare che il gasolio agricolo, soggetto ad accisa agevolata, nella realtà veniva immesso in consumo per essere destinato ad usi soggetti a prezzo pieno. Denunciati quindi i rappresentanti della società responsabili del reato di contrabbando di oli minerali. L'attività investigativa ha accertato che la società, in prossimità delle chiusure annuali, dopo aver quantificato il carburante agricolo effettivamente ceduto ai soggetti ammessi all'agevolazione fiscale, vendeva il quantitativo rimasto a soggetti non autorizzati. Queste operazioni però figuravano quali vendite agli agricoltori. Ciò consentiva quindi all'impresa di mantenere per l'annualità successiva la medesima assegnazione, normativamente determinata sulla base del consumo di l'anno precedente. Nel mese di dicembre quindi si è verificato un significativo incremento del volume di vendita del gasolio agricolo agevolato, quindi sono state installate telecamere all'ingresso del deposito commerciale e apparecchiature GPS sui mezzi di trasporto. Le riprese video hanno permesso di accertare come molti clienti non erano legittimati ad acquistare il carburante agricolo agevolato. Le operazioni di localizzazione satellitare GPS eseguite sulle autobotti utilizzate per il trasporto e la consegna del carburante alle aziende agricole autorizzate hanno consentito di individuare, oltre alla posizione degli automezzi, anche le location di scarico di quanto trasportato. I luoghi di scarico indicati nei documenti di trasporto e nelle fatture non erano compatibili con l'effettiva posizione delle autobotti rilevata dagli strumenti di localizzazione satellitare, per questi denunciati per il reato di contrabbando di oli minerali. È venuto a mancare Don Giuseppe Lombardo, canicattinese di origini, 75 anni, ordinato 48 anni fa sacerdote, e giornalista ma anche parroco della parrocchia del Carmine, direttore del settimanale cattolico Il Cammino. I funerali saranno presieduti dall'arcivescovo Monsignor Salvatore Pappalardo e si svolgeranno domani alle 16 nella parrocchia della Chiesa del Carmine in Ortigia. È tutto per la prima parte del telegiornale, è stato con noi la seconda parte, ancora con la cronaca, c'è anche lo sport, tra poco. Eccoci alla seconda parte del telegiornale, ci spostiamo in via Mazzanti,
angolo con via Antonello da Messina, un incrocio pericoloso dove in passato ci sono stati diversi incidenti stradali e dove ogni giorno la minaccia di tamponamenti è costante. Questa mattina c'è stata una protesta di un gruppo politico ben determinato, ma anche di cittadini che vogliono assolutamente l'intervento dell'amministrazione comunale per creare una rotatoria che in realtà nei progetti esiste. Via Antonello da Messina, l'incrocio con via Mazzanti, c'è anche il piazzale, insomma, Marangi, un incrocio pericoloso e voi insistete perché si faccia quel progetto, se venga concretizzato quel progetto che preveda la grande rotatoria proprio all'altezza dell'incrocio. Sì, guardi, noi non vogliamo primogeniture, so che il tema già è stato affrontato anche da altri, noi però ad aprile abbiamo incontrato l'amministrazione, abbiamo chiesto con forza di risolvere la problematica riguardante questa area, ma ci sono anche diverse altre aree che abbiamo attenzionato che sono altrettanto pericolose. C'era stato promesso che a maggio sarebbe stato fatto un intervento preciso per risolvere la problematica e non è stato fatto. Sappiamo però che è stata emessa l'ordinanza sindacale. L'ordinanza sindacale giace da un mese e mezzo senza essere attuata. E pare che manchino ora i cartelli stradali. Allora dico io, mettete un sistema provvisorio, dei blocchi di cemento e una viabilità gialla provvisoria per consentire di evitare subito la situazione di pericolo che c'è anche ora attualmente. Qualche giorno fa si è ripetuto un altro incidente, oggi che siamo stati qua in questo sit-in di protesta abbiamo assistito almeno a un paio di situazioni che potevano benissimo trasformarsi in un incidente, quindi è chiaro che vogliamo che questa città, questa amministrazione diventi più rapida, soprattutto quando c'è a rischio la salute e la vita delle persone, questa città ha pianto già troppi figli. E a proposito di città e di incidenti stradali, oggi sarebbero stati 18 anni, avrebbe compiuto 18 anni, Renzo Formosa, il giovane che ha perso la vita il 17 di aprile del 2017, travolto da un'auto in via Bartolomeo Cannizzo, sarebbe oggi diventato maggiorenne. Alla mezzanotte, fuochi d'artificio e tutti gli amici a festeggiare Renzo Formosa e abbracciare la sua famiglia. Perché oggi, 18 luglio 2019, Renzo Formosa avrebbe compiuto gli anni più attesi dai giovani, i 18 anni, la maggiore età, l'organizzazione della mega festa con i genitori, amici e parenti, gli anni dove la vita inizia a cambiare e si apre un altro capitolo da abbracciare. Che sono verdi gli alberi. Ma c'è da raccontare una storia che non ha permesso tutto questo. Di solito nei diciottesimi si usa proiettare il video degli anni trascorsi dalla nascita e anche con Renzo vogliamo fare così. Il 18 luglio del 2001 a Siracusa da mamma Lucia e papà Giulio nasce Renzo Formosa. Renzo riempie fin da subito la vita di tutti fatta di gioia, apprensioni e amore, sacrifici anche per crescerlo al meglio giorno dopo giorno. Renzo è proprio un bravo bambino, il suo sorriso lo contraddistingue, forza e coraggio fanno parte della sua personalità, capace di affrontare anche situazioni più grandi della sua tenera età. Renzo chiedeva infatti con una lettera al sindaco un mondo su misura di bambino. A nome di tutti i bambini, vorremmo una città su misura di bambino, con più parchi e più spazi, dove poter passare il nostro tempo libero. Renzo si affaccia nella sua adolescenza con spensieratezza, come fanno tutti i ragazzini. Anche lui gioca con video, selfie, risate e allegria. Amato da tutti, Renzo Formosa più cresce più diventa un leader per gli amici, un punto di riferimento per il suo fratellino, protettivo verso la sua mamma e complice del suo papà. Renzo aveva tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio uomo, ricco di sani principi e rispettoso verso tutti. Ti piace amore? Mamma, io sono contento. Ma un giorno la sregolatezza di qualcun altro pone fine a tutti i sogni di Renzo. Il 21 aprile del 2017 Renzo aveva 15 anni. Uscito da scuola stava tornando a casa come ogni giorno faceva, ma in via Bartolomeo Cannizzo il siracusano Santo Salerno, figlio di un vigile urbano, lo travolge con una Fiat Panda in corsa, fuori controllo, a tutta velocità, invade infatti la corsia di Renzo, che era in sella al suo scooter regalato gli 8 mesi prima. Renzo lotta, resiste, nonostante le disastrose condizioni. Renzo resta ancora coraggioso, forte e fino all'ultimo protegge la sua mamma quando se la trova di fronte all'apertura dei portelloni dell'ambulanza. Renzo ancora una volta si prende cura di lei. Con un cenno, con il pollice in su, le vuole dire tutto ok mamma.
Ma da quel momento per mamma Lucia, papà Giulio e il fratello Danilo non è per niente tutto ok. Renzo non ce la fa. La famiglia così vive condannata, con un dolore che li logora, la rabbia di una giustizia che dopo 2 anni ancora non arriva, le incongruenze durante i rilievi sulle dinamiche dell'incidente, esami tossicologici bypassati, omissioni e indifferenza davanti a una tragedia così grande. Da 2 anni gli amici di Renzo e la famiglia urlano giustizia con manifestazioni in città che possono sensibilizzare tutti a prendere seri provvedimenti e tenere sempre alto il ricordo di Renzo e soprattutto chiedere una pena esemplare a chi oggi non ha permesso di festeggiare i suoi 18 anni. Oggi resta comunque un giorno speciale ed è giusto ricordare Renzo con la sua bellezza, forza, coraggio, la sua allegria, con il suo splendido sorriso, nella speranza che arrivi un giorno il regalo più grande, giustizia. Per Renzo Formosa. Auguri Renzo, ovunque tu sia. Buon compleanno vita mia, nessuna distanza mi terrà lontano da te. Questo è il messaggio di mamma Lucia dedicato a Renzo nel giorno del suo 18° compleanno. Ancora cronaca, però ci spostiamo ai Villini, dove ieri sera c'è stato un azzuffo tra immigrati, due sono stati trasferiti, trasportati in ospedale per curare le ferite. La consulta civica chiede controlli rionati. Nella tarda serata di ieri, nella zona del Pantheon, la vicenda di un'aggressione fra extracomunitari. A riprendere il tutto e a chiamare anche le forze dell'ordine, il presidente della consulta civica, Damiano De Simone. Cosa è successo in particolare? Praticamente ieri abbiamo trovato due uomini di colore che litigavano in maniera molto pesante, cioè addirittura si prendevano proprio a colpi di legno. Ovviamente premetto che non si tratta una questione, cioè il problema non è assolutamente riferito al colore della pelle, anche perché condanniamo tutti gli atti di violenza in genere, ma si sta purtroppo estendendo questo problema ormai in macchiatorio, soprattutto nella zona del Pantheon e dei Villini, dove ormai è diventata praticamente sede di spaccio, di violenza. Quindi più volte abbiamo interessato l'amministrazione comunale affinché si potesse in qualche maniera provare a trovare una soluzione in merito. Poi si parla anche di cercare di provvedere a creare anche un sistema di videosorveglianza in città, in maniera tale anche da poter rintracciare eventuali autori di atti illeciti. Ecco, Damiano, presente personalmente lì ieri sul luogo, che attimi si sono vissuti? No, sono stati attimi, come dire, di paura, perché comunque c'erano anche delle persone che stavano attraversando e si sono trovate anche in mezzo alla strada mentre le macchine passavano, appunto perché questi tizi stavano litigando pesantemente. C'erano donne, c'erano bambini, ecco, tutto questo ovviamente crea del panico, crea paura, crea tutto ciò che poi alla fine vediamo. Riscontriamo nelle strade ormai vuote, non più frequentate dai cittadini, dai ragazzi, le mamme e i bambini non entrano più nei parchi, perché ormai purtroppo c'è una violenza che è diventata quasi un monopolio. Pertanto non è una questione assolutamente razziale, anche perché obiettivamente noi siamo anche in collegamento e rapporti con la comunità, ad esempio senegalese, persone per bene, persone che vogliono davvero lavorare, integrarsi, stare qui, insomma convivere davvero. Ma purtroppo ovviamente la delinquenza, comunque i criminali in qualche maniera, la delinquenza in genere, non ha colore, non ha etnia, è puramente delinquenza e va contrastata in tutti i modi. Insomma, tutto questo ovviamente si sta perdendo tempo affinché si possa concretizzare davvero. Quindi chiediamo ulteriormente l'intervento delle forze dell'ordine, comunque prima di tutto le istituzioni che sono responsabili della città e della loro cittadinanza in termini di sicurezza. Domani per questo invierò una richiesta scritta al prefetto per riunire il tavolo, insomma il comitato provinciale per la sicurezza, e quindi riunire tutti gli enti che sono interessati a queste cose, come il comune di Siracusa, come tutte le forze dell'ordine, in maniera tale anche da poter prospettare un'azione sinergica che possa andare veramente a sedare questo problema che ormai è quasi incontrollabile. Siamo allo sport, parliamo di calcio, si va verso
una settimana importante, come sapete il 23 scade l'appello lanciato dal sindaco, l'avviso, il bando che ha sottoscritto il primo cittadino per la ricerca di imprenditori in grado di sostenere gli impegni, un business plan di 3 anni per vedere il Siracusa, quindi la squadra iscritta al campionato di Serie D. Intanto si mobilitano i tifosi con l'adesione a una forma di abbonamento che vediamo tutto, che vediamo appunto nel servizio. È partita con grande partecipazione di tifosi la campagna di prenotazione abbonamenti per il Siracusa Calcio che verrà e che potrà partecipare al prossimo campionato di Serie D. Gaetano Favara, consigliere comunale e neotecnico del Palazzolo Calcio, insieme agli ex collaboratori azzurri Antonio Midolo e Giovanni Abela, hanno registrato oltre 60 prenotazioni di abbonamento nella prima giornata per i diversi settori dello stadio Nicola De Simone. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di centrare in pochissimi giorni almeno quota 500 per dimostrare alla prossima e futura compagine societaria che Siracusa e i suoi tifosi ci sono. Il prossimo 23 luglio, alla scadenza del bando per la manifestazione di interesse, il sindaco Francesco Italia dovrà decidere a chi affidare le sorti del Siracusa Calcio per un periodo non inferiore ai prossimi 3 anni. I criteri di ammissione sono rigorosissimi e riguardano non solo l'aspetto etico, ma anche e soprattutto quello della solidità finanziaria con investimenti che riguarderanno il sociale, come anche la riorganizzazione del settore giovanile. Il coinvolgimento diretto, almeno in questa prima fase, di Gaetano Favara lascia intendere che sarà la famiglia Cutrufo, con in testa il patron Gaetano, a guidare la compagine societaria che proporrà al sindaco Italia un business plan affidabile e basato sull'esperienza calcistica già maturata negli anni passati. A questo punto appare anche certa la regia tecnico-organizzativa del direttore sportivo Antonello Laneri. A lui spetterà il compito di scegliere staff tecnico e calciatori under e senior, con l'obiettivo scontato, almeno per la prossima stagione, di mantenere la Serie D. Restano caldi per la panchina azzurra i nomi di Giancarlo Betta e Leo Criaco. Intanto l'ex capitano del Siracusa Marco Turati ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Per lui un nuovo incarico e con un'altra veste, quella di collaboratore tecnico allo Spezia Calcio in Serie B. Con questo servizio chiudiamo il telegiornale. Grazie per averci seguito. Alla prossima. Arrivederci.